Bene ragazzi, allora cominciamo un po' a parlare dei luoghi comuni riguardo ai cani. Chissà quanti di voi sarà capitato sentire dal vicino, dalla vicina, dall'amico, dal panettiere dare ricevere consigli senza però magari avere una conoscenza, diciamo, approfondita sull'argomento. Questo riguarderà sicuramente anche altri ambiti, ma spesso mi vengono riportati consigli dati riguardo al cane dalle persone più disparate, ecco, che non sono dei professionisti. Allora, volevo darvi stasera la mia personale classifica dei 5 luoghi comuni che sento più spesso dalle persone che incontro. Allora, al quinto posto, quindi andiamo in crescendo, partiamo dal quinto fino a poi andare al primo, ok? Allora, al quinto posto dei luoghi comuni c'è quello del picchiare il cane col giornale. Allora, a me fa un po' sorridere, però penso che di non essere l'unica ad aver sentito dire che picchiare il cane con il giornale possa essere una soluzione a dei comportamenti, diciamo, non desiderati dal cane. Adesso sono curiosa di sapere quanti di voi hanno mai sentito questo consiglio o letto, o insomma, da qualche parte, letto su internet o ascoltato da qualche conoscente, da qualche amico? Ciao Ilaria, ciao Alessandra, scrivetemelo pure nei commenti. Intanto che mi scrivete i commenti, vi volevo dire cosa ne penso io personalmente di questa storia del giornale che oramai mi fa anche molto sorridere. E non si capisce il perché, nel senso che punire un cane con un giornale intanto non è, nel senso, non è una vera e propria punizione, no? Perché se vogliamo partire dal presupposto che un apprendimento o comunque un comportamento possiamo modificarlo attraverso il rinforzo positivo o la punizione positiva. Sì, avete sentito bene, punizione positiva perché esiste rinforzo positivo, rinforzo negativo, punizione positiva e punizione negativa. Magari vi spiegherò le differenze in una puntata apposta perché è un argomento molto interessante. Comunque, la punizione positiva dovrebbe essere qualcosa che scoraggia il cane, un'azione che io compio dovrebbe scoraggiare il cane dal compiere quell'azione, quindi fino a mandarla in estinzione. Ok? Intanto sto guardando i vostri commenti, ma li leggo dopo, qualcuno mi fa sorridere. E allora, che cosa serve picchiare il cane col giornale? Intanto per alcuni cani, se vogliamo, diciamo, definire il giornale una punizione, per alcuni cani non lo è affatto, anzi diventa un gioco. Se pensiamo per esempio a un Labrador, se c'è ancora Silvia Martini collegata, insomma, se tu dovessi utilizzare il giornale contro i tuoi cani, io mi immagino che saranno contentissimi e non vedono l'ora di poterlo afferrare con la bocca e giocarci e correre per casa con il giornale in bocca. Quindi non, insomma, non vale proprio come punizione, ammesso che noi volessimo utilizzare la punizione. Per altri cani, magari molto insicuri, molto timidi, potrebbe essere intimidatorio. In ogni caso, non funziona né con il metodo coercitivo, a mio avviso, in generale, né con il metodo gentile, che è l'unico che io suggerisco, perché poi utilizzare punizioni sul cane, non è che è sempre totalmente inefficace, ma porta sempre con sé delle controindicazioni, spesso imprevedibili. È per questo che io sono assolutamente contraria ai metodi coercitivi. Quindi non solo per un discorso etico, ma anche proprio per un discorso di funzionalità. Allora, vediamo un po' che cosa mi dite nei vostri commenti, vediamo quanti di voi hanno sentito parlare di giornale. Tantissime volte, Silvia, soprattutto in passato, ora un po' meno, è vero, ora si sente meno. Valentina, il giornale no, ma di dare scapaccioni sì, l'ho sentito dire. Elisa, più che picchiare, mi hanno detto di fare rumore con il giornale per fargli capire che non si fa, ovviamente mai fatto e mai lo farò. Brava, bravissima, anche perché se tu lo facessi, no, se hai un cane tipo insomma, un cane molto aperto, molto esuberante, insomma, neanche si accorge di quello che stai facendo, anzi lo prende come un gioco. Se hai un cane, diciamo, molto sensibile, un po' insicuro,
rischi di creare un'associazione negativa al giornale e quindi rischi anche che abbia delle emozioni molto brutte, molto forti, laddove vede anche un passante con un giornale, oppure ti trovi un giorno al bar, c'è qualcuno che ha in mano un giornale, insomma, evitiamo quindi diciamo che il cane apprenda indirettamente qualcosa che non vogliamo che apprenda. Quindi bravissima a non aver ascoltato il consiglio. Carlo, mi è stato detto da più di una persona, mai fatto, meno male. Alessandra, sentito spesso. Silvia Marchini lo mangiano, certo, le sue labbra non lo mangiano. Fantastiche. Allora, Cristiana, ciao, benvenuta. Allora, abbiamo appena parlato diciamo, della top 5 dei luoghi comuni più diffusi riguardo ai cani. Abbiamo parlato in particolare del giornale, picchiare il cane col giornale che è al quinto posto. Allora, quarto posto della top 5 a mio avviso è mettere il naso del cane nella pipì quando fa la pipì in casa. Anche questo. Non riesco a capire da dove possa aver avuto origine, però io questa cosa la ricordo benissimo anche quando ero piccina, perché io ho cani da sempre, da quando, insomma, da più di 30 anni ormai, e mi ricordo che si consigliava di utilizzare questo metodo. Anche questo è inefficace perché, ammesso che il cane venga colto in flagrante, perché poi, insomma, non è facile coglierlo in flagrante, comunque rischiamo di inibire il cane proprio a fare del tutto la pipì e quindi a creare un'associazione negativa al fatto di, diciamo, espellere i suoi bisogni primari, no? Ok, vedo che si stanno collegando altre persone, vi saluto dopo. E dunque, quindi non ha senso. E comunque in ogni modo, per insegnare a un cane a non avere un determinato comportamento, abbiamo sempre a disposizione il rinforzo positivo, ovvero vale molto di più spiegare al cane dove vogliamo che lo faccia, quindi rinforzandolo laddove fa qualcosa nel modo corretto, piuttosto che andare a punire, poi strisciare il musino nella pipì, cioè il cane, se poi l'ha fatta anche un minuto prima, non si ricorda. Quindi rischiate soltanto di, rischiate, rischiamo se lo facciamo, soltanto di rompere quel rapporto di fiducia che magari costruiamo con tanto impegno, con tanto amore con il nostro cane. Ok? Quindi questo è un altro luogo comune che ho sentito, che ho ascoltato più volte. Volevo sapere quanti di voi ne hanno mai sentito parlare di questo, se qualcuno di voi l'ha fatto, perché poi può anche succedere di averlo fatto, nel senso che non voglio dire, tante volte senza essere consapevoli, magari in buona fede vengono fatti degli errori, tutti li abbiamo fatti, io per prima, perché non sono nata educatrice, 12 anni fa non lo ero, quindi. Insomma, negli 18 anni precedenti ho fatto sicuramente anch'io tanti errori. Vediamo un po' i vostri commenti. Anche questa sentita tante volte, Silvia, mi sembra davvero una cosa barbara, esatto. Anche Valentina, sentito dire tantissime volte purtroppo. È assurdo perché poi è veramente molto semplice insegnare ai cuccioli a fare i bisogni fuori. Voglio dire, quando i bambini, cioè i cuccioli di bipedi, di umani, iniziano a controllare le loro normali funzioni, quindi viene tolto il pannolone, non è che dal primo giorno riescono a trattenere bene, riescono a, diciamo, ad avere un controllo totale, no? Degli sfinteri della vescica. Eppure abbiamo tanta pazienza, aspettiamo tanti mesi. Con i cani ci vuole molto meno, però bisogna comunque rispettare dei tempi e comunque bisogna utilizzare delle tecniche. Ok, allora al terzo posto della top 5 dei luoghi comuni, vediamo chi indovina, chi c'è, cosa c'è. Monica Baccaglia, sempre sentito, mai fatto, anche perché a pensare che dopo ci lecca. Speriamo di no. In effetti.
In effetti, sì, non è una bella sensazione l'idea che il cane metta il musino nei suoi bisogni e dopo ci dia un bacino. E allora, al terzo posto c'è, ragazzi, questo lo sento spessissimo, il cane mi fa i dispetti. Spesso succede che il cane possa fare, non so, qualche danno in casa, distruggere qualche oggetto, fare una buca in giardino. Magari fare la pipì in casa, farla su qua, sul letto o abbaiare in nostra assenza. Possono essere tanti quei comportamenti che normalmente vengono ritenuti dal proprietario in buona fede, dei dispetti fatti dal cane. Ok? Il dispetto, in realtà, vi devo dire la verità, non esiste, diciamo, non esiste nella mente del cane, perché lo schema del dispetto presuppone che il cane abbia una complessità proprio a livello in termini cognitivi che non ha semplicemente. Quindi il cane non è in grado di fare un dispetto perché non ha una mente, un cervello così complesso come quello dell'umano. Allora tanti mi potrebbero dire sì, però allora quando il mio fa questo, quando il mio fa quest'altro, no, secondo me lo fa per dispetto. In realtà ci sono sempre dei motivi per cui i nostri cani hanno dei comportamenti che possono essere spiegati in maniera scientifica, ok? Per esempio, un cane che fa delle buche in giardino, un cane che scava, un cane che distrugge degli oggetti. Può essere spinto, per esempio, tante volte dalla noia, dalla non sufficiente attività che svolge durante il giorno. È normale perché i cani sono fatti per fare attività, attività mentale, attività fisica, e quindi se non ne fanno a sufficienza, cercano loro di trovare dei diversivi per superare la noia. E quindi si trovano dei divertimenti che magari noi non condividiamo tanto. Per esempio, cani che quando il proprietario va via fanno la pipì, sul tappeto, sul divano, sul letto. Tante volte il proprietario mi riferisce, alla sensazione che il cane abbia fatto un dispetto per via dell'allontanamento del proprietario. In realtà quei cani lì vanno osservati con una particolare attenzione perché sono probabilmente dei soggetti molto sensibili che vivono in maniera, come dire, difficile l'allontanamento da parte del proprietario. Spesso si tratta di soggetti che soffrono di ansia da separazione, quindi tante volte questo tipo di comportamento viene associato ad altri comportamenti distruttivi, la porta magari graffiata, quindi diciamo che sono quindi imputabili a un'ansia che può sopravvenire al momento in cui il proprietario si allontana. Altre volte, per esempio, il cane può fare la pipì, anche semplicemente perché ha paura o è spaventato o ha un attacco di panico. Ci sono cani che sono in presenza di un temporale, anche se sono in casa, vanno nel panico e quindi in quel momento non controllano nemmeno le loro funzioni vitali, quindi possono essere, diciamo, come dire, possono fare i bisogni in casa. Ecco, ma questo non viene fatto perché hanno intenzione di fare un dispetto al proprietario che si è allontanato, ma proprio per queste emozioni molto forti che prendono il sopravvento. Allora, vediamo un po' i vostri commenti prima di passare al secondo luogo comune. Allora, vediamo un po'. Ditemi un po' anche la vostra esperienza, le vostre opinioni a tal riguardo. Monica Baccaglia, sempre usato il premio quando la faceva dove dicevo io, bravissima Monica, conta molto di più premiare il cane, rinforzare il cane quando si comporta nel modo desiderato che non, diciamo, punirlo. Oh, Valentina, odio questa frase del cane mi fa i dispetti. Valentina, sapessi quante volte al giorno io la sento questa frase.
Viene però detta dai proprietari davvero in buona fede perché spesso non sono consapevoli di quello di cui stiamo dicendo. È per questo che ho deciso di fare una diretta anche su questo argomento per aiutare anche quei proprietari che diciamo non sono ancora totalmente consapevoli di alcuni aspetti della psicologia del loro cane a capirlo meglio e a convivere più serenamente con loro. Quattro zampe. Ricordo un bellissimo post che hai condiviso non molto tempo fa proprio su questo argomento. Sì, è vero, avevo fatto un post proprio su questo, sui dispetti. Sì, perché io poi prendo spunto da quello che sento ogni giorno, no? Debora, come succede per il cane lupo cecoslovacco che fanno danni quando stanno soli? Allora, il tuo fa danni, Deborah, quando sta solo o intendi in generale cani di amici che ti hanno riferito che fanno danni? Perché non è, diciamo, imputabile alla razza questo. Argo, quando era più piccolo, ha mangiato il bracciolo del divano. Ovviamente era solo e si annoiava. Grazie a te ho risolto con alcuni accorgimenti ed ora se rimane solo dorme ed è sereno. Spesso si tratta proprio di noia, ragazzi, quindi spesso per fortuna non ci sono grossi problemi dietro. Il cane si sveglia, si annoia, è pieno di energia e cosa fa? Si inventa un gioco. Quindi il gioco può essere distruggere il divano, può essere mordicchiare un oggetto. Quindi diciamo non è normale dal nostro punto di vista perché ci fa un danno, però dal punto di vista del cane è come dire, è funzionale, no? Il cane lo utilizza proprio per scaricare magari quell'eccesso di energia e mantenersi quindi in salute sul piano emotivo. È chiaro che se vogliamo evitare questo, un accorgimento utile potrebbe essere quello di fargli fare un po' di attività, una passeggiata, dei giochi, degli esercizi di obbedienza prima magari di lasciarlo solo a casa. Ero curiosa di sentire la risposta di Deborah. Sul cane lupo cecoslovacco volevo capire un pochino meglio, Deborah, se vuoi dammi qualche dettaglio in più che ti rispondo. E allora, per quanto riguarda allora, la classifica della top 5 dei luoghi comuni più diffusi riguardo ai cani, ripetiamo, il quinto posto lo picchio col giornale per farlo smettere. Quarto posto, mettere il naso nei suoi bisogni per insegnargli a non farli in casa. Terzo posto, il cane mi fa i dispetti. Al secondo posto abbiamo io sono il capobranco. Bisogna fargli capire che sono io il capobranco. Allora, prima di andare avanti con il secondo, vediamo se ci sono altri commenti. Silvia Marchini, le mie giocano quando ci sono, io le considero poco, mi rubano le cose e mi corrono intorno. Esatto, sì, anche quello è un comportamento, non è ovviamente un dispetto, come Silvia sa bene, ma è un modo per superare la noia. Si mettono a giocare, non ricevono attenzioni, rubano qualcosa alla mamma, poi è tipico dei retriever, utilizzare la bocca e portare oggetti in giro per la casa. In realtà ora solo il sim. Zoe è strabuona, almeno che non ci sia il cibo. Zoina, Debora in generale, ma dicono che il cecoslovacchio lo fa in modo particolare. Per fortuna Drake è buono e se la dorme anche per 5 ore. Fantastico. Se hai amici che hanno il cecoslovacco, che hanno questo tipo di problema, potresti suggerire, Deborah, di provare a fare un pochino di attività col cane prima di uscire. Quindi, per esempio, l'esercizio del quadrifoglio, che chi viene a lezione da me lo conosce, tu lo conosci bene, e fare qualche esercizio di obbedienza, magari anche qualche esercizio di ricerca olfattiva e provare a vedere se il cane manifesta ancora questo tipo di problemi. Se conosci qualcuno dei tuoi amici che hanno il lupo cecoslovacco, potresti provare a proporre questo per vedere se riescono a risolvere.
Romeo, quando faccio le pulizie di casa, mi porta via gli oggetti che trova per casa, cioè contribuisce all'ordine della casa, no? Penso che voglia attirare l'attenzione su di sé, può essere, sì, può essere, per esempio, mi capita quando sono al telefono, se o mi intrattengo in lunghe telefonate, il mio cane a un certo punto comincia a fare delle cose che non fa mai e che sa che interrompono la mia chiamata, quindi la mia telefonata. Per dare attenzione a lui, quindi sì, è abbastanza normale. Ciao Silvia, stiamo parlando, visto che ti sei collegata ora, stiamo parlando del top 5 dei 5 luoghi comuni più diffusi riguardo al cane. Siamo arrivati al numero 2, abbiamo detto che io sono il capobranco. Allora, c'è ancora questa convinzione purtroppo al giorno d'oggi e magari su questo argomento mi piacerebbe fare proprio una diretta speciale perché è davvero molto interessante e inoltre mi piacerebbe anche parlarvi di una lettura molto, molto bella a tal riguardo che magari può interessare anche qualcuno di voi. Il capobranco, allora, molti proprietari intanto, come dire, attribuiscono alcuni comportamenti del proprio cane, a volte anche comportamenti di tipo aggressivo, alla dominanza. Si intende tante volte erroneamente, si pensa tante volte erroneamente che il proprio cane voglia, come dire, stabilire un suo ruolo all'interno di una scala gerarchica e quindi attraverso la dominanza cerchi di affermarsi come capobranco. E quindi che che la soluzione a tale comportamento dovrebbe essere quello di fargli capire che siamo noi il capobranco, in che modo? Utilizzando, diciamo, avendo un comportamento coercitivo nei confronti del cane. Questa visione del capobranco è nata, nei decenni passati, quando esisteva il metodo tradizionale, tra virgolette, che è il metodo coercitivo, che purtroppo ancora oggi ha dei suoi adepti, tra cui il più famoso è César Millan, ma insomma ne abbiamo anche vicino casa. E quindi, in virtù di questa errata convinzione, cioè che il cane facesse questo perché vuole affermare il suo ruolo di capobranco, spesso i cani sono stati come dire, trattati, sono stati gestiti con, diciamo, con tecniche coercitive. Ok? Perché non esiste, cioè perché il concetto di capobranco ormai è superato? Perché gli studi che furono fatti tanti, tanti anni fa riguardavano alcuni lupi. Intanto il lupo non è il cane vive in una realtà dove veramente ha già tutto a disposizione e di lui si occupa totalmente l'essere umano, per cui non ha grande bisogno di affermare chissà che cosa, no? Rispetto magari a un lupo che vive in natura. E poi questi lupi, diciamo, che sono stati oggetto di studio, in realtà erano in cattività. Ricordo anni fa ho partecipato ad un seminario di Raymond Coppinger, non so se qualcuno di voi ne ha mai sentito parlare, lui è un famoso ricercatore che ha studiato l'evoluzione del lupo in cane. L'unico documentario che abbiamo a questo proposito è proprio di Raymond e di sua moglie Lorna, che ebbi l'onore di conoscere perché vennero a Milano e in quell'occasione c'era anche una ricercatrice della quale al momento mi sfugge il nome, una spagnola, che aveva fatto degli studi applicando dei modelli matematici, era una matematica, dei modelli matematici al comportamento dei lupi in natura e si è visto che anche il concetto di capobranco, tra l'altro nei lupi in natura, in realtà non è un concetto fisso, nel senso che un lupo può avere un ruolo, come dire, di leader in un determinato momento, ma in un momento successivo può essere, diciamo, può esserci un altro lupo del branco che assume questo ruolo. Ed è stato applicato questo modello, a una battuta di caccia, ad un episodio di battuta di caccia, dove si è visto che i cani guidavano ad alternanza. Prima ce n'era uno, poi c'era i cani, i lupi, pardon. Quindi prima era uno a guidare, diciamo la caccia, successivamente era un altro in base alle fasi in cui si trovavano, in base anche al punto in cui si trovava la preda. Quindi figuriamoci se questo concetto può essere applicato al nostro cane domestico.
il capobranco non esiste, purtroppo, in virtù di questa, diciamo, di questo misunderstanding, di questo equivoco, ancora oggi spesso vengono utilizzati delle, diciamo, dei metodi che non sono a mio avviso giustificabili. Spesso quando un cane ha dei comportamenti che non piacciono, viene definito un cane dominante. In realtà spesso, tantissime volte, anche l'aggressività, posso dire, in questi anni di esperienza, in tutti questi anni in cui ho visto tantissimi cani anche con problemi di aggressività, spesso riguardava più la paura, l'insicurezza, il bisogno comunque di trovare una sicurezza, come dire, di avere un controllo sulle proprie risorse, ma difficilmente un bisogno di dominare, di prevaricare, semmai qualche episodio di bullismo, se così vogliamo chiamarlo, ma non questo bisogno di affermarsi come dire, come capobranco all'interno di un contesto di misto, diciamo, di umani, cani, ok? E allora, vediamo un po' i vostri commenti prima di passare al numero 1. E intanto, se avete dei commenti, scrivetemeli pure qui sotto. E poi vi volevo invitare a indovinare qual è il primo, cosa c'è al primo posto tra i luoghi comuni più diffusi tra i cani. Allora, vediamo un po' i nostri commenti. Allora, Ilaria, sole quando è in calore e sta troppo fuori, esco troppo fuori casa, distrugge le traversine. Certamente, ma credo che chi abbia un CLC lo sappia. Mi sa di sì, Deborah. Silvia, ciao. Il problema è che lo dice ancora anche qualche educatore. Sì, no, è pieno di educatori, più che quelli che si definiscono educatori, sono quelli che si definiscono addestratori, che usano questo metodo spesso sottomettendo il cane. È molto facile vedere, ragazzi, un cane che è stato, diciamo, addestrato, con questa tipologia di metodo, perché normalmente sono cani spenti, cani che rispetto a chi ha lavorato con il metodo gentile, non sono scodinzolanti, non hanno la luce negli occhi quando lavorano, quando obbediscono, ma sono molto spenti, non scodinzolano, e li capisco perché un cane che viene strattonato col guinzaglio, col collare a strangolo, insomma, non è proprio una gran cosa. Il cane che viene fatto sedere con la spinta forte, sui posteriori non è una grande cosa, quindi se mi metto nei panni del cane, credo che neanch'io scodinzolerei. Purtroppo, sì, e purtroppo ci sono tanti proprietari che, non essendo sufficientemente documentati, cascano proprio come delle pere nelle mani di questi guru. Per fortuna, anche Cesar Millan, che è stato proprio un esempio pessimo in questi anni, da molti anni è stato denunciato anche dall'Ordine dei Veterinari Americani. E quindi questo credo che sia un segnale molto forte in tal senso. Allora, ma i cani in natura non creano all'interno del loro branco delle gerarchie? Allora, i cani che sono i cani selvatici, i branchi di cani selvatici o semiselvatici, Valentina, allora, Francesco Bucci, buonasera. Me lo disse anche l'allevatore, questa cosa è capobranco per via della componente lupina del mio Drake. In realtà anche nel branco di lupi, comunque il CLC rimane comunque un cane, quindi non un lupo. E comunque in ogni caso anche nei lupi si è assistito a questa, diciamo, a queste dinamiche nello studio proprio dei comportamenti dei lupi. Sembra che non ci sia proprio un capobranco fisso, ma ci siano dei capobranco che si alternano anche in base proprio alla situazione. Lo so che è difficile diciamo, è un po' strano da sentire perché per tanti anni ci siamo sentiti dire, non vi nascondo, anche io al corso educatori, tanti anni fa, tra i vari argomenti, c'era stato anche insegnato che, nonostante il mio insegnante fosse stato
uno dei primi in Italia a portare metodo Gentile con Inky Sjosten in Italia, però si parlava ancora di capo branco e si parlava anche di far mangiare il cane, far mangiare il cane prima di noi, insomma, adesso non mi ricordo qua, erano comunque tutte cose che non hanno alcun valore, oppure uscire noi prima dalla porta di casa, prima che far uscire il cane. Che è un consiglio a mio avviso validissimo per la sicurezza del cane, soprattutto se fuori dalla porta siamo, diciamo all'esterno della nostra porta, siamo in uno spazio comune, non di proprietà nostra, perché non possiamo prevedere cosa c'è, ma non certo per una questione di gerarchie, di ruoli. Questa cosa del capobranco è un argomento molto interessante che magari, come vi dicevo prima, mi piacerebbe trattare in una diretta apposta dove vi potete fare tutte le domande che volete. Mi piacerebbe approfondire perché merita sicuramente tanti approfondimenti. Era solo appunto uno spunto per dirvi che tuttora ancora si sente parlare tantissimo di capobranco, nonostante insomma tutti gli studi più recenti dicono che appunto. Non esiste questa cosa. Scusate, ho un foglino qui per ricordarmi la classifica dei 5, lo tengo in mano perché non mi rimane su. Spiegazione molto chiara in merito al capobranco, però capisco che ci sia bisogno di approfondimenti, è un argomento che mi sta molto a cuore e quindi non lo vorrei liquidare in una, diciamo, in una piccola parte della diretta, ok? Cristiana, si insegna che il cane deve mangiare dopo, ah ecco, dopo gli umani, è vero, vero, ecco, non me la ricordo, l'avevo addirittura rimossa questa cosa, che ci fu insegnata anche al corso educatori, e purtroppo ancora oggi è grave che si insegni questa cosa, deve mangiare dopo e che al rientro a casa deve entrare per prima il proprietario, è incredibile. Casa mia entra prima il mio cane, più veloce di me, ragazzi, ci riesco ad entrare io per prima. Scherzi a parte, allora se c'è un motivo per cui entrare o uscire prima noi, che sia un motivo legato alla sicurezza, io lo appoggio assolutamente. Primo posto la sicurezza del nostro cane e poi il resto. Se però è legato semplicemente a un concetto di gerarchie, non ha alcun senso, questo ve lo dico. Ok, esatto, Cristiana, dice Debora, quindi evidentemente anche Debora ha sentito questa cosa. Credo che l'abbiate sentita in tanti, questa del capobranco. Io, insomma, almeno io ne ho sentito parlare più volte da proprietari, ma ahimè, come diceva Silvia, purtroppo anche da educatori. C'è anche la regola di ignorarlo per qualche minuto dopo ogni separazione. Va bene. Allora, invece indovinate un po', al primo posto nella classifica dei luoghi comuni più diffusi sui cani, indovinate che cosa c'è? Vediamo chi indovina di voi. Vediamo se avete qualche idea. L'ho messo al primo posto perché credo che assieme a quello del capobranco siano, diciamo, quelli più degni di nota. E con questo non voglio dire, come dire, non è colpevole nessun proprietario di quelli che pensano queste cose, perché in realtà sono cose che magari vengono dette da vicini, da amici, magari in buona fede tante volte si ascolta questo tipo di consigli, no? Ebbene però, insomma, fare anche un po' di chiarezza, mi piaceva l'idea, insomma, di fare un po' di chiarezza riguardo a questo argomento, perché poi penso che il ruolo dell'educatore cinofilo sia anche un po' accompagnare i proprietari nei momenti, diciamo, soprattutto in quegli ambiti, in quelle aree dove c'è un po' di confusione dovuta magari al fatto che all'esterno un po' tutti sono esperti di tutto e quindi questo può generare confusione poi immagino nel proprietario che magari va su internet, trova una cosa, il vicino di casa gliene dice un'altra, il parrucchiere gliene dice un'altra. Il mio consiglio è sempre affidatevi alle figure professionali più adatte. Se dovete
Avete bisogno di un consiglio sulla salute del cane? Il veterinario è la persona adatta. Sull'educazione, l'educatore, sulla toelettatura. Tante volte a me vengono fatte delle domande, ecco, che non è, che escono un po' dal mio ambito. Io provo un po' a rispondere, però la cosa che poi mi piace sempre dire è rivolgetevi al professionista di riferimento, perché è importante, ognuno conosce la sua materia e per quanto si possa sapere anche di altri ambiti, non possiamo essere tuttologi. Io credo molto nella specializzazione. Già solo nell'ambito dell'educazione cinofila esistono diverse aree di specializzazione. Allora, ah, Alessandra, cavoli, mi hai dato uno spunto. Abbiamo anche un sesto luogo comune. Questo è fantastico quello che mi ha detto l'Alessandra. Forse che il cane deve accoppiarsi almeno una volta. Ecco, questo è sicuramente un altro luogo comune. Che il cane non va portato fuori se diluvia. Forse che il cane riconosce un solo padrone. Ragazzi, potevo fare, grazie a voi, la top 5, la top 10. Ok, esatto. Quindi vedo che ne avete sentiti anche tanti altri luoghi comuni. Sì, che il cane debba accoppiarsi almeno una volta. Io anche questa cosa non ho capito dove possa essere nata questa. Mi auguro non dall'interesse di qualche veterinario nel voler seguire poi la cucciolata, perché non ha proprio alcun senso. Il cane non ha bisogno, cioè come un essere umano non ha bisogno di fare una cucciolata. Sarebbe carino capire anche qual è la motivazione scientifica per cui il cane debba accoppiarsi almeno una volta. Anzi, vi dirò di più, che un cane maschio che dovesse accoppiarsi e provare quindi la femmina, anche se poi dopo viene castrato, la castrazione è un conto, è sicuramente qualcosa, ma il ricordo, quindi l'associazione che il cane ha fatto legata a quell'esperienza, quella non gliela possiamo rimuovere con un intervento chirurgico. Quindi quei cani là saranno sempre particolarmente attratti dalle femmine. Quindi attenzione, non lo fate accoppiare almeno una volta, non ha senso, a meno che non siate allevatori, non vogliate far riprodurre il cane, allora anche più volte ci mancherebbe. L'altro luogo comune è che riconosce un solo padrone, sì e no, sì, quello è un luogo comune, sì e no, sì e no, nel senso che il cane poi generalmente, se ha un rapporto con tutti i membri della famiglia, tende ad ascoltare tutti. Ecco, spesso sento dire: ma è vero che il cane poi ascolta solo me, non ascolterà gli altri? No, il cane può prendere sicuramente come riferimento una persona in casa, però questo non vuol dire che se un'altra persona lo richiama e il cane non torna, o se si trova con un altro membro della famiglia e il cane non obbedisca, assolutamente. Questo dipende anche un po' dalla consapevolezza dei vari membri della famiglia nel gestire il cane. Tante volte il problema non è tanto del cane che sceglie a chi ascoltare e a chi no, ma è più del proprietario, perché il cane tende ad ascoltare chi ci fa più lavoro, più allenamento, più esercizi, chi lo capisce di più, chi. Insomma, se in una famiglia una persona frequenta il corso di educazione e solo quella persona poi fa gli esercizi, tendenzialmente sarà la persona che lo gestisce meglio. È più quello, secondo me, che fa pensare a volte che il cane possa obbedire solo ad una persona. Valentina, non so, mi risulta anzi, solo il capobranco si accoppia sempre secondo questo pensiero delle gerarchie. Va bene, comunque, capobranco riparleremo. Stiamo parlando, quindi, allora stavamo parlando, ecco, vi avevo appunto chiesto di provare a indovinare qual era il primo luogo comune, quello più diffuso. Allora, il luogo comune più diffuso è: io ho un giardino grande e dunque il mio cane non ha bisogno di andare a spasso. Non so se voi l'avete sentito, purtroppo questa convinzione, ragazzi, vi devo dire che è sbagliata. Perché è sbagliata? Secondo me lo è, e lo è anche profondamente, perché un cane ha un bisogno di esplorazione, di stimoli veramente importante. Ok, rullo di tamburi. E
E quindi il giardino di casa, per quanto possa essere grande, perché a volte ci sono proprietari che hanno più di 1000 metri quadri di giardino, insomma un giardino notevole, che è sicuramente comodo secondo me per far fare bisogno al cane e quindi non essere costretti a fare 5-6 passeggiate al giorno per i suoi bisogni. Però per quanto riguarda proprio la necessità esplorativa di movimento, di curiosità, di varietà di un cane, a mio avviso il giardino di casa è assolutamente insufficiente perché il cane presto lo conoscerà centimetro per centimetro quadro e poi non sarà più attratto, quindi poi lì subentra la noia. E quindi la buca in giardino, il vaso rotto, eccetera, eccetera. Vediamo un po' intanto se ci sono dei vostri commenti. Purtroppo sì. Purtroppo sì. Questa è una commissione di molte persone che il giardino sia sufficiente. Sì, molti addirittura dicono io ho preso il cane finalmente ora che ho la casa con il giardino. In realtà il giardino come spazio per far svagare il cane davvero non è sufficiente. E non parliamo invece dei cani che vivono in giardino perché anche quello meriterebbe, questo argomento meriterebbe un'altra diretta. In generale, posso dirvi che il giardino è sicuramente poco stimolante perché se doveste provare a mettere una telecamera fissa sul giardino e vedere il cane quanta attività fa, vi rendereste conto che magari in una giornata il cane fa veramente poco, magari si sposta di qualche metro, si sdraia a terra, poi magari a un certo punto può inseguire una lucertola, ma poi smette, si rimette a terra. Ogni tanto può inseguire o abbaiare a qualche passante, ma di attività vera non ne fa il cane. Di chi non vuol far girare il cane. Ecco, Francesco dice: queste sono delle scuse di chi non vuol far girare il cane. Sì, effettivamente a volte sì, a volte si ha proprio questa convinzione in buona fede, perché anche queste sono cose che anch'io sentivo dire soprattutto tanti anni fa. Riguardo proprio alla necessità di avere un giardino per avere il cane. In realtà la vera necessità è avere del tempo. Il cane ha bisogno del nostro tempo, della nostra presenza, della nostra voglia di comprenderlo, ma non ha bisogno di un giardino perché un proprietario che vive in casa, io ho diversi proprietari che vengono a lezione che non hanno un giardino, ma hanno dei cani veramente super equilibrati e felicissimi. Perché vivono in casa, però a parte le uscite, diciamo per la pipì, per i bisogni che durano pochi minuti, fanno sempre delle belle passeggiate all'interno delle quali vengono svolti dei giochi, degli esercizi. Quindi il cane ha sempre modo, diciamo, di scaricare tutta la sua energia e quindi ha modo di esplorare, ha modo di annusare, luoghi dove passano persone diverse, animali diversi, dove ci sono odori diversi. Quindi questo fa molto bene proprio all'umore del cane. Silvia, e quelle rare volte che portano fuori il cane, tira il guinzaglio, vuol mordere i cani che incontra, eccetera, aggressive, così mi è stato detto. In effetti sì, perché poi diventa un circolo vizioso, meno il cane esce e meno, diciamo, è bravo, tra virgolette, a stare al guinzaglio, meno, diciamo, è abituato poi a essere gestito e a muoversi serenamente durante la passeggiata, perché un cane che esce ogni tanto ovviamente esplode in quel momento. Il giardino, io non ho voglia di stressarmi così non lo porto fuori. Sì, purtroppo sì. Tra l'altro, riguardo al giardino, anche utilizzato, diciamo, anche utilizzare il giardino durante il giorno come luogo dove far sostare il cane, anche quello porta delle importanti controindicazioni. Innanzitutto ci sono degli studi fatti a campione su cani che dicono che secondo i quali dei cani che vivono a contatto con il proprietario rispetto a quelli che vivono in giardino
sviluppano una intelligenza obiettiva superiore a una maggiore massa grigia. Quindi, diciamo, sono cani più intelligenti, diciamo, hanno maggiormente sviluppato quel tipo di intelligenza che riguarda poi l'obbedienza. E questo devo dire che io lo riscontro anche quotidianamente. I cani che tendono a vivere in giardino, sono sicuramente molto meno abituati a relazionarsi, a comunicare al proprietario. Spesso trovano uno svago all'interno del giardino piuttosto che cercare un divertimento col proprietario. Inoltre, i cani che tendono a vivere in giardino non hanno mai la possibilità di dormire, se ci pensate veramente, perché ci sono delle aree del cervello che devono necessariamente rimanere attive. Passa un uccellino, passa una lucertola, una folata di vento, un passante, cane fuori e comunque deve stare in guardia. Diverso quando è all'interno di casa, quindi nella sua tana, è al sicuro, può permettersi di dormire, di riposare, ci sono meno stimoli che lo distraggono e allora attraverso, diciamo, il sonno, il cane rigenera le sue cellule e questo permette al cane di avere, come dire, di avere dei benefici sia sul piano emotivo, ma anche sul piano, diciamo, intellettivo, quindi delle capacità di apprendimento. I cani che non dormono a sufficienza, come i cani che non fanno sufficiente attività, presentano spesso dei problemi comportamentali. Chi non dorme a sufficienza normalmente è un cane anche abbastanza ansioso, è un cane abbastanza agitato, per usare un termine comune che spesso mi viene riferito, ed è un cane anche che ha minori capacità di apprendimento. È un altro motivo per cui il cane in giardino, chiaramente io non parlo del cane che non debba uscire in giardino, io parlo in questo momento. Nella prima parte parlavo del giardino utilizzato come luogo di svago e di esplorazione per il cane e non basta. Nella seconda parte vi parlo del giardino inteso come luogo dove vive il cane. Quindi, se un cane vive in casa, se sta un'ora in giardino, insomma, non è un problema. Parlo di cani che vivono proprio ore e ore in giardino. Un altro motivo per cui io sconsiglierei di far vivere il cane in giardino, sebbene molti proprietari pensino che sia triste lasciare il cane in casa, è anche quello che noi non possiamo prevedere né controllare le esperienze che farà il nostro cane. E quindi potrebbe essere, come dire, potrebbero svilupparsi delle paure, delle fobie, legate magari a degli eventi che noi non abbiamo potuto controllare. Faccio un esempio, supponiamo che noi lasciamo il nostro cane in giardino tutto il giorno e andiamo via, andiamo al lavoro. E supponiamo che ci siano dei bambini del vicinato che passano, che è successo proprio di recente, quindi è una supposizione neanche troppo lontana dalla realtà, mi raccontava la proprietaria di un maremmano, che il suo maremmano odia i bambini e ha paura. Si è sposata proprio in questi giorni, ha paura che quando poi avranno dei bambini il suo cane non reagirà bene. Diciamo che, fermo restando che il maremmano è un cane particolare, eccetera, eccetera, però come è successo questa cosa? Lei ha scoperto che la vicina, la bambina dei vicini, praticamente andava a tirare dei sassolini quasi quotidianamente a questo cane, urlandogli contro. A un certo punto il cane ha cominciato a diventare, come dire, intollerante alla presenza di questa bimba, tant'è che quando passa lui ha delle reazioni, insomma, di abbaio molto forte. Quindi che cosa voglio dire con questo? Voglio dire che il fatto che in nostra assenza il nostro cane sia esposto ad altre persone e che noi non possiamo, come dire, controllare, supervisionare e nemmeno decidere le esperienze che vogliamo fargli fare. E questo ci mette a rischio che qualcun altro vada in qualche modo come dire, ad intervenire sulla personalità del nostro cane senza il nostro volere.
Quindi ho fatto l'esempio del bambino che lancia i sassi, però se pensate, se poi oltre a questa bambina insomma, i suoi amici lanciano i sassi, eccetera, eccetera, soprattutto se parliamo poi di un cane molto giovane, l'esperienza negativa che fa gli può far creare un'associazione negativa con, diciamo, attraverso l'astrazione, quindi astrae dal caso particolare, quindi generalizza e associa ai bambini qualcosa di negativo. Ho fatto l'esempio di bambini, ma si potrebbe fare su tante cose. Per esempio, cani che ho sentito che hanno il terrore dei temporali, alcuni ce l'hanno innato e ok. Alcuni cani, per esempio, si trovavano fuori in occasione di un temporale fortissimo e quindi da quel momento in poi sono diventati molto timorosi. Insomma, lasciare il cane fuori senza la nostra presenza ci mette comunque sempre a rischio di andare a, diciamo, di andare a modificare negativamente alcuni comportamenti del nostro cane. Allora, vediamo un po' i vostri commenti prima di salutarci, così se avete qualche domanda a tal proposito vi rispondo. Mi ero notata una cosa da dirvi. Allora, ah, ecco, per chi è entrato solo ora nel gruppo, vi invito ad andare a vedere anche le puntate precedenti che sono tutte condivise sulla bacheca, ok? Dove tratto degli argomenti che sono interessantissimi per tutti i proprietari di cani, ok? E vediamo un po' i vostri commenti. Primo posto. Allora, una convinzione che per molte persone che già dicono sia sufficiente, che okay, l'avevamo visto. Confermo, Elena dice, allora Francesco dice addirittura alcuni mi invitano a casa loro per fargli stare in giardino a giocare. Io declino, me lo porto in giro. Bravissimo, Francesco. Poi non è detto che un altro cane abbia piacere ad avere altri cani nel suo giardino, va sempre valutato caso per caso. Elena conferma: i vicini di Flavio che hanno cani li tengono rinchiusi in un micro giardino e non li portano mai a giro. Quando Flavio si è proposto, gli hanno risposto: ma non hanno bisogno di passeggiare. Che carino, Flavio, mamma mia, poveri cani, non hanno bisogno di passeggiare perché poi spesso facciamo l'errore da proprietari. L'errore di presunzione è quello di presumere di sapere come stanno i nostri cani, che emozioni stanno provando. Invece io credo che sia sempre fondamentale chiedersi qualsiasi azione che noi compiamo o non compiamo nei confronti del nostro cane, che ripercussioni ha in termini anche emotivi sul nostro cane. E quindi questi proprietari sono inconsapevoli di questo bisogno del cane. A loro, per esempio, andrebbe fatta vedere questa diretta. E questi cani abbaiano in continuazione 24 ore su 24. È comprensibile, poveri cani. Valentina, molto interessante questa cosa, non ci avevo mai pensato. Francesco, macchia trema come una foglia durante il temporale. Poi faremo. Ragazzi, ho tanti argomenti di cui vi voglio parlare e sicuramente ci sarà anche quello delle paure, che è un altro argomento che probabilmente meriterà più di una diretta. E, sì, quella delle paure è un tema, ahimè, molto, molto diffuso. E, però ecco, ne parleremo sicuramente in una diretta apposta, perché ci sono degli argomenti che richiedono davvero, una giusta attenzione. Mi piace. Ma ho piacere ad approfondirli. Ok, ragazzi. Allora, abbiamo visto quindi stasera la top 5 dei 5 luoghi comuni più diffusi riguardo al cane. Adesso la riepiloghiamo, proprio facciamo un elenco veloce per chi si è collegato dopo. Ovviamente potete andarvi a rivedere la diretta che condividerò sulla bacheca del gruppo e quindi sono in ordine, mi rileggo l'ordine perché non me lo ricordo. Abbiamo messo al primo posto io picchio il cane col giornale, al secondo posto, quindi al quinto posto picchio il cane col giornale, al quarto posto metto il naso nella pipì
il naso di cane nella pipì per insegnargli a non fare bisogni in casa. Al terzo posto, il cane mi fa i dispetti. Al secondo posto, io sono il capobranco. E al primo posto, ho un grande giardino, quindi il cane non ha bisogno di fare passeggiate.